Vabbè, parliamo un momento del DVD di Mariangela Scuderi. È un lavoro collettivo. Cosa avete, così suscitiamo l'interesse delle persone che in questo momento sono qui, però domenica 27 alle 18:30 in Piazza Duomo ad Augusta. Duomo, Duomo, Piazza Duomo. Piazza Duomo, Piazza Duomo. certo. No, beh, questo video riprende un po' tutti i monumenti di Augusta. Abbiamo deciso di farlo più cercando di valorizzare un po' i monumenti, e il tutto con scene molto simpatiche di Che persone ballano. che ballano. Ci sarà anche lei. Una Sì, mi tribù hanno che balla. coinvolto. Questo happy. T'ho detto che Mi prima o hanno poi. coinvolto, mi hanno coinvolto. Quindi noi dovevamo farlo ora, questa, ballavano tutti. Ma una cosa così da è per ridere, per fare un po' di show, nel senso proprio vivo della parola, Sì, è una cosa che abbiamo deciso di spettacolare. fare adesso perché comunque c'è bisogno anche di allegria, nel senso che comunque non ci si deve demoralizzare, anzi bisogna tirare fuori le unghie, come si suol dire, e cercare di migliorarla ognuno con quello che può. Bene, va bene. Infatti ci sarà anche da mangiare, da manducare, da deglutire, dolci e salati. Sì, Chi è che porta i dolci e chi porta i salati? abbiamo Amara porta i quello salati, perché l'Amaro Amara Lucano. Lucano. Quindi, come si dice, dalla mia parte c'è posto anche per Certo, perché lui è attirato. Perché qualcuno mi ha chiesto, Certo, ma chi ci sarà? Cosa ci sarà? fa da traino Ci proprio. sarà qualcosa da mettere appunto sotto i denti, no? No, abbiamo Ma gratis, d'amore Dei, o raccogliete i No, fondi? no, 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 Niente. no, noi non raccogliamo assolutamente niente, non è a scopo di denaro, noi lo facciamo solo Diciamolo, perché, diciamolo. certo, non abbiamo fini politici, non abbiamo nessun fine, lo stiamo facendo solo ed esclusivamente per passare una serata insieme e basta. Però io posso dire una cosa, vediamo se la cosa mi rincontro. Il fine è politico nel senso nobile della parola. Nel momento in cui ci occupiamo della polis, cioè dell'attività della cosa pubblica, è politico. Abbiate pazienza, scusate, non è, Sì, noi non dobbiamo non diciamo, non è partitico perché non c'è nessuno dietro, la gente, siamo No, nel noi, senso che siamo, abbiamo ma politico, ecco, scritto. io, no, perdonatemi, vorrei che si capisse questo il È la senso. politica del fare. La politica non è necessariamente una negativa, come abbiamo detto prima, demoralizzarci, no, noi possiamo anche risorgere anche dal basso, appunto, occupandoci. Quando noi raccogliamo il sacchetto buttato dagli altri e cerchiamo di dare esempio, noi in quel momento facciamo minimo, proprio cosa minima, però nel momento in cui ci occupiamo della cosa pubblica, della collettività, delle cose, facciamo politica, o no, o sbaglio? Siamo in prima linea. In prima linea, essere in prima Beh, linea. c'è anche una forma di disconnessione tra la politica e i cittadini. E certo, perché altrimenti se no deleghiamo sempre agli altri, Sono pochi deleghiamo armati, sempre e chiaro. allora alla fine poi ci lamentiamo, Una ma sorta li di abbiamo votati prepotenza. questi che sono andati e così via. Il Allora, discorso è un amico complesso. mio, un amico mio dice: non aspettarti niente dal paese, ma cominci a fare tu qualcosa per il Questo lo diceva anche John Kennedy nel suo discorso Era quello che inaugurale. era a Era Fukushima. adesso John Kennedy disse: non ti domandare quello che il paese, ma quello che tu vuoi fare per il paese. Era John Fitzgerald Kennedy. Fatto diventare amico mio. Beh, ta cucina. A metterla su questo piano va bene, nel senso che Nobile politico, fine. né io, né mio marito, né gli altri membri No, dello va bene, staff l'abbiamo siamo chiarito. interessati a elezioni. No, no, va Lo bene. sottolineo perché non voglio che ci E poi voi siano siete là sopra, Esatto, noi siete della concentrati parte di con questa questo. politica non torneremo Va bene, va bene. Allora, io andiamo a ascoltare Di Mauro perché mi pare che dobbiamo avviarci verso la conclusione della trasmissione. La Polosella è sempre con noi, ormai sarà un personaggio con noi sempre qui finché lei ci darà questo piacere. Restiamo, anche perché abbiamo toccato alcune cose, abbiamo anche le puntate precedenti, non abbiamo affrontato ben bene il problema dello schiaffo. Il problema che lei ha accennato prima, quello del museo, in effetti adesso è stato sfiorato. Perché i reperti a cui lei ha fatto cenno prima, dove si sarebbero dovuti mettere, collocare, se non in uno spazio museale,
previsto. Lei ha parlato del demanio, ma questo problema del demanio mi fa venire in mente un altro problema serio, grave, per tutti noi che siamo ospiti di questo graziosissimo piccolo dell'associazione stabile, Teatro Stabile di Augusta. Ma noi abbiamo, e l'avvocato Salerno lo sa meglio di me, sul demanio comunale, un mostro che è il complesso del Cursal Augusteo, che risale al 1940, un mostro edilizio, una cosa, no? Che è chiusa da vent'anni questa struttura. Diciamo che adesso è un mostro. Un mostro che sta cadendo anche, ed è anche vergognoso da questo punto di vista, per non dire che abbiamo l'impero qui dietro, Cinema Impero, ma quello perlomeno non è sul demanio comunale, almeno quello. Sì, in ogni caso è ammucciato. È ammucciato, quindi no. non si vede. Mentre il Cursal è lì, visibile, ed è francamente disdicevole, che occupa tutto lo spazio demaniale della nostra villa comunale, no? Dico, il palazzo in sé, come opera architettonica, edificatoria, avrebbe potuto andare, però lo stile è quello che non si conforma a quello che era questo grande giardino. Che certo, aveva, certo. Una bella vista veramente, dalla quale si può godere facendo una passeggiata dal Levante al Ponente. Infatti, sì, infatti. Quando facevo l'avvocato, ebbe occasione di occuparmi di una questione che riguardava allora cosiddetta Rasium. Ah, sì, l'AESO oggi. Sì, che avevano fatto delle cose che non potevano andare. È successo, si sboccò in un processo civile. Processo civile che però io curai con le buone maniere di cercare di evitare che giungesse al termine, cioè a dire la sentenza, perché le sentenze lasciano sempre un po' di amaro in bocca, specialmente per chi perde. E cercai, come già riuscì, di tentare un accordo. Una conciliazione allora? Sì, un accordo. E mi telefonarono da Milano, l'ufficio legale. Il collega dice, sai, possiamo vedere come... Ma disponibile. I miei clienti non erano discordi dai suggerimenti che davo io. E giunse qui un geometra mandato da Milano. Geometra, prima di partire da Milano, mi telefonò e dice, avvocato, come possiamo fare per vederci? Dove potrei alloggiare? Guardi, allora. Guardi, geometra, lei faccia una cosa. Come verrà? Io prendo l'aereo per Catania. Poi da Catania posso venire con l'autobus o col treno. Preferisco col treno perché venga col treno. Venendo col treno, lei sa cosa, scendendo da Augusta troverà una serie di carrozzelle. Non c'erano i tassi. Sto dipingendo in questo momento, dipingendo a memoria. C'è la carrozzella. Lei salga su una carrozzella e si fa condurre al Cursal Augusteo. Dice, ma lei dica al dottore, mi faccia la cortesia di portarmi al Cursal Augusteo. Benissimo. Questo arriva al Cursal Augusteo, erano le ultime ore del pomeriggio, guardi, già è tardi, cosa faccio? No, niente, se lei ritiene possiamo incontrarci anche adesso, però possiamo vederci inizialmente domani mattina, senza difficoltà. Che sto calendo domani mattina, mi telefona, dice, guardi, io posso venire nello studio? No. Guardi, lei è ospite di Augusta, ma in questo momento mi consente che dica che è anche ospite mio. Vengo io a trovarla al Cursal. E qui sapeva la stanza. Guardi, io sono rimasto proprio entusiasta, ammirato del paesaggio che voi avete, perché mi sono affacciato dalla terrazza dell'albergo, mi sono affacciato e ho visto che c'è
mare da un lato, mare dall'altro, un mare di verde che cercò allora, certo, la vita era curata, sì, sì, infatti, malgrado, certo, i sindaci, era curata, c'erano i giardinieri ai quali era stato dato qualche appellativo di giardino, di sindaco delle Margherite, ed era una bugia cattiva. Io non lo so, ma sa poi cosa ho fatto? Quando ci siamo sentiti noi, io me ne sono andato, questi cani nordici hanno l'abitudine di cenare alle 7:30, all'8. Anche voi, anche voi, anche voi. Anche loro mangiano. Nordici. A volte sì. Io vado a mangiare alle 10 di sera. Ci occupiamo poi della sono più prudenti. Americani, sono americani. Sono più prudenti. Più igienisti. Sì, sì. Glielo dico io. Sai cosa ho fatto? Io me ne sono andato al ristorante. Sono uscito dal ristorante. Ma che fai? No, perché sennò. Glielo tenevo perché sennò non sente bene la voce sua. Se non se lo tiene proprio vicino alla, non si sente labbra. Bene la voce. Avvocato, professore, non vede che sono vecchio. Che posso fare? È una questione di tecniche. Ah, di tecniche. Di audio, di audio. Allora, io mi comporto con la tecnica. Belfiore mi sento. No, ho la voce racchia. Ad ogni modo, questo qua è rimasto entusiasta. Me ne sono andato, ho fatto cena. Me ne sono andato al cinema. Che era lì proprio là. Quindi c'era cena. L'albergo. Caffè, ristorante, albergo. E tutto là. Si poteva passare. E mi sono fatto una passeggiata nei viali aspettando alle 8:30 perché non mi ha dato l'appuntamento di prima. Avvocato, mi fa la tenere. L'appuntamento di prima mattina. Dice, non lo so che cosa devo portare da Augusta. Posso portare questo ricordo? E ora invece è diventato uno schifo. Provate a percorrere il vialetto che c'è dietro il monumento ai caduti fino alla Porta Spagnola. Passateci sera e magari mattina. Vediamo come ve la passate. Ben detto, anzi nel senso però negativo. Purtroppo, dobbiamo aggiungere purtroppo è così. E purtroppo dobbiamo stringere i tempi, allora con il...